Ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi faremo il tag del mio amico peloso. Allora, oggi abbiamo questa signorina qui, il mio amore mio, Patatina, che praticamente ha il calore, quindi se la sentite lamentare è per quello. È la mia patatina e praticamente oggi vi racconto la sua storia. Lei è Luna e ha 6 anni, 19 gennaio ne fa 7, segno zodiacale del Capricorno, vero amore? E allora, praticamente questa piccolina qui io ce l'ho da esattamente, fatemi pensare, l'abbiamo presa che era minuscola. Io avevo, se lei ha 7 anni, noi ce ne ho 15. Comunque ce l'ho da quando sono minuscola, ce l'ho da quando ho 10 anni. È cresciuta con noi, quindi da 5-6 anni ce l'ho. E praticamente è la gatta di mia zia. Solo che prima viviamo tutti insieme, quindi era anche mia e lo è ancora la mia piccolina. Allora, praticamente mia zia aveva, ha tuttora una migliore amica da 30 anni che ha fatto l'università con lei, che a sua volta aveva un'altra amica che praticamente si occupava di gatti. Aveva praticamente una specie di casa dove c'erano tutti questi gattini e allora praticamente lei era con altri due piccoli gattini e infatti c'è anche il fratello che ancora lo stanno sistemando. E praticamente lei, mia zia voleva un gatto perché praticamente gli era morto uno che si chiamava Twinkie e io l'ho avuto per tutta l'infanzia, anche lui, ero proprio piccola, solo che è morto di tumore e quindi mia zia poi è una gattara come io, come me praticamente, e quindi ha deciso di prendere un'altra e quindi lei è venuta a casa e si è fatta tutto il tragitto. Lei era proprio lontanissima da casa nostra, quindi io vedevo l'ora che arrivava, cioè io ero emozionatissima, poi l'ho cominciata ad amare subito. Solo che quando siamo arrivati a casa, la nostra piccolina, siccome nel trasportino lo odia viaggiare in macchina, la signorina, allora praticamente ha vomitato tutto. Quindi a casa mia zia, dato che è anche un gatto, quindi non ama l'acqua, ragazzi. Io con la matematica, Luna l'acqua no, ecco, è la stessa cosa. Quindi mia zia appena arrivata manco l'ha presa, che l'ha subito buttata sotto la doccia, l'ha sciacquata e gli ha tolto tutto il vomito, praticamente tutto lo schifo. Scusate se parlo così, ma ragazzi, c'è da spiegarlo. E dal secondo giorno non vedevo l'ora di svegliarmi perché volevo dargli da mangiare. E niente, questa è più o meno la storia. È molto breve, che comunque si sta anche arrabbiando. Però vedete che è molto calma, cioè io l'adoro e lei a me. Quindi, e niente, io appena mia zia me l'ha detto, stavo esattamente nella mia palestra di danza a Roma. E quando me l'ha detto, niente, io sono stata felicissima. Lei comunque è mio amore, è il mio tesorino, la mia cucciolina. Quindi ragazzi, niente, questa è più o meno la storia di Luna e il 19 gennaio fa 7 anni ed è del Capricorno. Molto bello come segno Capricorno. Ah, questo collarino col fiocco, ecco, ora vuole scappare, vero amore? A lei piace tanto sta in braccio, ragazzi, la faccio vedere meglio. A lei piace tanto sta in braccio. È bellissima. Poi ragazzi, poi vi racconterò un'altra cosa tipo story time quando è cascata di sotto, vi giuro, mi era preso un colpo, pensavo di non trovarla più. E niente. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi saluta anche lei. Ciao! E niente, ragazzi, ora la mettiamo giù. Spero che questo video vi sia piaciuto. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video.